Ciao, sono Maria, ho 44 anni e vivo a Milano. Il primo attacco lo ebbi nell'ottobre del 2015, con forte vertigini, instabilità, nausea e tutto ciò che ne comportava. E mi fu diagnosticata la labirintite. Per un anno e mezzo non ebbi nessun evento simile, fino al febbraio del 2017, quando dopo un anno di forte stress e l'imminente operazione alla quale dovevo essere sottoposta, ebbi il secondo, anch'esso molto forte, vertigini, instabilità, acufene, una forte acufene. Lì allora feci tutti i dovuti controlli e tutti gli esami. E mi fu diagnosticata la sindrome di Menière, dicendomi che non c'era molto da fare, che me la dovevo tenere praticamente. Solo che da febbraio del 2017 fino ad aprile del 2018 le recidive furono frequenti una o due volte al mese. Ciò comportava comunque una disabilità perché non potevo ovviamente far nulla, come ben sappiamo, e risultò molto invalidante anche a livello lavorativo. Poi un giorno, sempre appunto nell'aprile 2018, una mia collega ascoltò il racconto di un ragazzo, parlava del padre che aveva questo problema e che tramite il dottor Latorre era riuscito a risolvere, o perlomeno a migliorare il suo tenore di vita. E io ricercai su internet il nominativo, lo contattai via Skype e lui mi prescrisse la terapia, quella più semplice, basata sull'assunzione di 3 litri di acqua al giorno e dei farmaci. Non esitai, anzi, perché ero troppo disperata, e dal 30 di aprile ad oggi non ho avuto più recidive. Sto bene, non ho più quel senso di overettamento, l'acufene eccema è molto più lieve e mi sento più presente. Quindi finalmente riesco comunque a essere più serena anche ogni giorno, perché comunque la mia angoscia era: oh, cavolo, se mi viene qui una recidiva, che faccio? Sono da sola, come torno a casa? Avvenivano a qualunque orario del giorno e anche della notte. Quindi, grazie al dottor Latorre, comunque la sua presenza, perché lui era perennemente presente su WhatsApp, anche per riuscire a trovare il farmaco più adatto per me. Finalmente sto bene, grazie a lui. E se qualcuno ha voglia di chiacchierare e di raccontare un po' la sua storia, di sentirsi rassicurato, io sono disponibile. E in bocca al lupo a tutti. Grazie. Ciao.